Ciao a tutti, io sono Velia e benvenuti a Punto di Vista. Vi abbiamo chiesto su Instagram se c'era qualcosa in particolare su cui volevate un consiglio, quindi siamo qui per darvi un consiglio, cioè sono qui per darvi un consiglio e dare il mio punto di vista. La persona che mi ha fatto questa richiesta non mi ha proprio descritto un suo problema, ma mi ha semplicemente detto amore / prime relazioni. Quindi la posso prendere abbastanza alla larga, come potrei prendere abbastanza alla stretta, ovvero parlare solo di prime relazioni e lasciare da parte l'amore. Però, secondo me, è importante parlare di entrambe le cose. Chiedendomi una cosa del genere, immagino che questa persona stia affrontando la sua prima relazione, o che la stia per intraprendere, o che comunque vorrebbe intraprenderne una, o che magari è proprio agli inizi. E non sono una grandissima esperta in relazioni, nel senso, ne ho avute parecchio nella vita ed è un dato di fatto, però questo non vuol dire che io sia esperta, perché ovviamente tutti sbagliamo sempre e nessuno sa mai la verità vera assoluta sulle cose. Vi parlo in primis della mia situazione, ovvero del mio passato. Ho avuto delle relazioni serie, anche delle relazioni abbastanza durature e lunghe. La mia più lunga è stata di 3 anni, quindi diciamo che un pochino sulle relazioni posso saperne, ma comunque le relazioni tra di loro sono sempre molto diverse, perché diverse sono le persone con cui vai a interfacciarti. Quindi la relazione tra due persone cambia continuamente rispetto alla persona che si trovi davanti. Una cosa che mi sembra anche scemo dire, perché comunque lo sappiamo tutti, ma tutti siamo persone diverse davanti ad altre persone. Bisogna in primis capire che il lato di te porta fuori quella persona che ti trovi davanti e se è una persona giusta per intraprendere una relazione, soprattutto se sono le prime, perché sono quelle che effettivamente ti formeranno per il resto degli anni e per il resto dei tempi. La mia prima relazione seria è stata veramente traumatica, nel senso che ero molto piccola, avevo 14-15 anni. Il ragazzo con cui mi frequentavo, insomma, era una persona abbastanza difficile, nel senso che aveva i suoi problemi e io cercavo di prendermene carico continuamente, e questa cosa ha fatto deteriorare ovviamente il rapporto, ma ha creato in me dei problemi che ovviamente ho cercato di non ripetere più nelle relazioni successive. Ma questo non è detto che succeda sempre, perché non sempre si impara dai propri errori. La cosa più importante secondo me è essere amico dell'altra persona. Se sei amico con la persona con cui si sta o che si sta frequentando, è più normale dire determinate cose e non avere problemi ad esporre i tuoi problemi a riguardo di una situazione. Se la persona che avete davanti la vedete semplicemente come il vostro ragazzo, diventa complicato magari essere se stessi al 100%, perché, capito, viene idealizzata l'idea del ragazzo fidanzato, oh mio Dio mi deve vedere in quel determinato modo, non posso fare questo, non posso dire quest'altro. Ma la realtà è un'altra. Per essere in una relazione con qualcuno bisogna sentirsi al 100% se stessi e bisogna essere apprezzati per quello che si è. Nel momento in cui non si viene apprezzati per quello che si è, effettivamente non si sta avendo una relazione con quella persona, ma quella persona sta avendo una relazione con una finta versione di te che hai creato appositamente per la persona che ti trovi davanti. Questo non vale solo per le prime relazioni, ma vale per le relazioni in genere. Quindi, in primis, bisogna accettarsi, bisogna capire come si è per essere tranquilli a convivere, a condividere la quotidianità con un'altra persona. Se questa persona non conosce appieno tutti i tuoi difetti, i tuoi pregi, il tuo carattere, i tuoi modi di fare, eccetera, eccetera, ma proprio nella vita di tutti i giorni, quello che faresti con le tue amiche o con i tuoi amici, non è una persona che ti può portare tranquillità, perché infatti la prima cosa in assoluto è essere tranquilli sempre. È ovvio che esistono le gelosie, è ovvio che un po' di problemi si creano, che ci sono magari delle incomprensioni, però la tranquillità alla base delle relazioni di qualunque genere è super importante, perché ti dà la possibilità di affrontare un argomento con molta più calma. Ad esempio, se è gelosi di una determinata cosa, riflettere sul perché sei gelosi di questa determinata cosa. Sei gelosa perché il tuo ragazzo esce con la sua amica e questa amica è femmina e potresti pensare che tra di loro c'è qualcosa? Affronta il problema, cerca di essere rilassata nel chiederlo, non partire subito col piede di guerra, perché è vero che le donne ad esempio hanno un sesto senso, questo non possiamo negarlo, è così. La maggior parte delle cose che noi pensiamo siano vere effettivamente alla fine sono vere, semplicemente che passiamo sempre da pazze perché le vediamo prima degli altri, ok? E qua ci siamo. Il problema però è che a volte le vedi prima degli altri, appunto, quindi prima che loro stessi sappiano quello che effettivamente sta succedendo. Questo che vuol dire che se tu crei un problema molto più grande di quello che effettivamente è per tutti, il problema diventa molto più grande e molto più grande di te e delle persone che sono intorno a te. Quindi tranquillità assoluta, cercare di essere chiari sempre. Secondo me la chiarezza è la base di ogni cosa. Se qualcosa non ti sta bene, dilla. Per il resto cerca di vivertela come una situazione molto serena,
Cioè, è comunque una prima relazione. Le prime relazioni sono belle, ci sono le emozioni dei primi baci, delle prime uscite, oddio mi tocca la mano, mi mette il braccio sulla spalla, andiamo al cinema. È molto innocente ed è molto molto bella, e quindi bisogna prendere le prime relazioni come un processo di crescita, ma insieme. Perché come stai crescendo tu, sta crescendo anche la persona che sta con te, quindi sta condividendo con te quel periodo della sua vita. Quindi quando ti ricorderà quel periodo della sua vita, ci sarai anche tu. Quindi magari cerchiamo di lasciare a tutti un buon ricordo. Esistono le cavolate fatte a 15-14 anni, esistono le cavolate fatte a 16-17, esistono anche quelle fatte a 28-29-30-31-50-68. Non preoccupiamoci così tanto, cioè una cosa è successa, prendiamone atto e andiamo avanti. È normale anche che nelle prime relazioni ci siano i primi litigi e che sembra la cosa più grande che possa succederti e che non ne uscirai mai viva o vivo e che non potrai mai scampare da quella situazione, che non ci sarà mai un punto di ritorno, eccetera eccetera, la tragedia delle prime relazioni. Però in realtà non è così. Dopo un po' ti dimenticherai anche quanto sei stata male, perché ti stavi arrabbiando, tutto ciò poi sparisce perché ovviamente prenderà il posto qualcos'altro di più grande, perché poi ovviamente ci sono sempre problemi maggiori di una litigata con il proprio fidanzatino a 15 anni. Solo che questa cosa quando la vivi non lo sai, perché ovviamente ve lo dico io che ho 25 anni adesso, ma quando avevo 15 anni per me era la fine del mondo, quindi lo comprendo veramente. E soprattutto, siccome c'è la corsa a chi fa cosa prima, a chi è fidanzato prima, a chi ha dato il primo bacio, tra l'altro cosa che non ho mai compreso, perché voglio dire, bah, come se ci fosse del tempo per fare delle cose, però ok, ognuno ha i suoi tempi. Però vabbè, non vi fate prendere dalla cosa del momento, non vi fate prendere dalle vostre amiche che vi dicono io sono già uscita con un tipo, tu ancora non sei mai uscita con nessuno, quindi vi dovete sentire come se qualcuno vi dovesse piacere per forza, come se dovesse baciarvi per forza con qualcuno, perché quello non è il bello è conoscersi, trovare quei momenti di tenerezza, il primo bacio, la prima stretta di mano, la camminata per il corso, tutte queste cose molto molto tenere che sono salutari. Cerchiamo una relazione salutare, anche dalle prime relazioni è importante avere la testa sulle spalle, rendersi sempre conto che non solo sono i tuoi sentimenti che sono in ballo, ma anche i sentimenti dell'altra persona. Cerchiamo di in primis noi non giocare con i sentimenti degli altri, così che poi almeno noi abbiamo la coscienza pulita e aspettarcelo un po'. A 15 anni o 16 anni tutto ti cade addosso, sempre. E soprattutto non ricorrere a giochetti inutili, tipo vabbè non gli scrivo io per 5 giorni per vedere se lui mi scrive. Non lo saluto nel corridoio perché voglio che senta la mia mancanza. Se iniziate una relazione su quel vertice lì, non potrà sicuramente andare a finire bene. Il fatto è che una volta che una relazione inizia in un determinato modo, è molto difficile farli cambiare strada. Diventerà un continuo gioco, un continuo rincorrersi, un continuo faccio questo perché lui deve fare quest'altro. No, perché non ve la vivete serenamente, diventa pesante ogni cosa. Come se iniziate le relazioni litigando in continuazione, sarà molto difficile che la relazione diventerà una relazione tranquilla senza litigi, perché siete abituati ad interfacciarvi in quel modo e quindi per voi è normale litigare, per esempio. Una cosa a cui tengo particolarmente, che ho detto un po' di tempo fa nelle storie, è l'ossessività, la possessività, che nelle prime relazioni soprattutto è importante capire, perché poi è una cosa che veramente ti forma il carattere nelle relazioni e proprio in generale nella vita, anche dopo. Se il vostro ragazzo, la vostra ragazza non vi permette di fare determinate cose, non va bene. Se vi limita in determinati comportamenti, se non vuole che indossiate una gonna, un pantalone particolare o un tipo di costume, o che non postiate determinate cose su Instagram, o che non usciate con determinate persone, o che non andiate in discoteca, che non facciate queste cose normalissime che facevate prima di conoscere questa persona, è un campanello d'allarme. Non è bello limitare la libertà della persona che si ha davanti, perché appunto è un condividere del tempo insieme, non possedere qualcuno. Ed è ben diverso, perché questa possessività ormai è scambiata tantissimo per gelosia. Si può essere gelosi di qualcuno un po'. Se il tuo ragazzo va in un posto e vedi la storia della sua ex che è nello stesso posto, è normale essere gelosi, però è anche normale fidarsi dell'altra persona. Io sono di questo avviso che bisogna fidarsi a prescindere. Nel caso in cui tu dovessi tradire la mia fiducia, colui che ci perde sei tu. Per quanto me ne viene a me, io ho fatto semplicemente il mio, io ho dato la mia fiducia ad una persona che può cercare di dimostrarmi che ho fatto bene o dimostrarmi che ho fatto male, no? Perché vivere con l'ansia di non fidarsi continuamente delle persone che sono intorno a te non è bello, non ti fa vivere serenamente con quella tranquillità che vi dicevo prima. Tutto questo per dire che appunto possessività non è uguale a gelosia e limitare la libertà non è uguale a risolvere il problema della gelosia. Ci sono persone più gelose e persone meno gelose. Secondo me l'unica cosa di cui dovreste essere gelosi in generale è della vostra relazione, nel senso del
modo in cui voi due vi interfacciate, tra come voi due vi parlate, le cose che vi dite, le cose che fate insieme, non tanto quello che questa persona fa insieme ad altre persone, perché tra questa persona e le altre persone ci sono anche delle relazioni, saranno di amicizia, saranno di qualsiasi tipo, compagni di scuola, conoscenti, però sono comunque relazioni. Non essere gelosi delle relazioni che ha con altre persone, perché non ha senso. La relazione che ha con te, l'ha solo con te. Ci sono tantissimi casi, nel senso che comunque le persone sono tutte diverse e tutti vengono da background diversi e tutti vivono le cose in modo diverso. Quello che posso dirvi appunto è il mio punto di vista. Alla base di ciò, non cercate di giustificare questi comportamenti, perché giustificare questi comportamenti è il primo passo verso il dirupo, praticamente. Nel momento in cui iniziate a giustificare i comportamenti della persona che vi trovate davanti, anche se pensate che non siano giusti e tutte le persone che sono intorno a voi vi dicono che non sono giusti, c'è un problema. Vi rendete conto che state giustificando l'altra persona, anche se fate finta di non saperlo, però in realtà lo sapete. E non serve giustificare, non dovete giustificare l'altro. Dovete cercare di capire dov'è il problema, risolverlo nel caso, o nel caso lasciare andare, lasciare perdere, non è la persona che fa per voi. Le relazioni tossiche, soprattutto quando siamo giovani, sono veramente pericolose. Quindi mi raccomando di stare attenti. Come voi sentite di essere una bella persona, anche gli altri pensano di essere una bella persona. Mi sembra chiaro. Spero che comunque in generale questo discorso abbia avuto senso, perché sono andata un po' a ruota libera, non mi sono scritta niente. Potrei dire tantissime altre cose, però l'importante secondo me è questo: viversela con tranquillità, essere sereni, essere chiari, capire come quella persona ti fa sentire, se ti senti a tuo agio, allora ok. Capire come tu fai sentire l'altra persona, perché l'altra persona potrebbe non sentirsi al 100% a suo agio nei tuoi confronti. Ma soprattutto non cercate di cambiare le persone, piuttosto capite che quella persona non fa il caso vostro. Le persone, come vi ho detto, sono tutte diverse, quindi è normale che non siamo fatti per tutti. Detto ciò, vorrei sapere le vostre esperienze con i primi amori, le relazioni, cosa ne pensate di quello che vi ho detto, e spero veramente di essere stata chiara fino in fondo. Se qualcosa non vi è chiaro, comunque scrivetemelo qui sotto, cercherò di rispondere a qualcuno se magari non mi sono spiegata bene. Però ecco, l'ultima line è: siate felici, vivetela, godetevela, divertitevi, fate esperienze, sempre con molta precauzione, mi raccomando. Io mi metto a leggere i commenti qui sotto. Anche esperienze negative, è molto importante condividere esperienze negative con gli altri, così che gli altri possano leggere e trarre profitto dalle tue esperienze. Però è molto importante capire anche che cosa hanno passato gli altri, rubare esperienza altrui, perché ti permette di non fare gli stessi errori. Quindi perché fare gli errori quando qualcuno l'ha fatto al posto nostro? Quindi commentate qui sotto, rispondetevi, insomma, chiacchierate un po', io sarò lì a leggervi e a commentare un po' con voi. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti e di attivare la campanella per avere la notifica quando esce un nuovo video. Spero che questi video vi piacciano, un po' più chiacchierati, un po' più ad argomenti. Vi ricordo anche di seguirmi sui miei social, che vi lascio qui in sovraimpressione e sotto nell'info box. Niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.